Ben ritrovati! Con questo video vi mostrerò diversi esercizi molto semplici per poter contrastare i dolori cervicali. Nell'articolo ho già spiegato tutte le tipologie di esercizi per le specifiche vertebre, quindi li vediamo insieme. Allora, per la prima vertebra cervicale facciamo dei piccoli movimenti su e giù, per la seconda invece a destra e a sinistra. Per la terza vertebra cervicale sono queste flessioni laterali oblique, da una parte e dall'altra. Per la quarta vertebra invece ispiriamo al centro, con l'espiro ruoto allineando un mento alla spalla, inspiro torno, espiro allineo dall'altra parte. Tutti questi esercizi che abbiamo visto fino adesso potete ripeterli 10-20 volte per parte o anche di più se vi piacciono, se ne sentite la necessità. Per quanto riguarda invece la quinta vertebra, il movimento è un po' diverso. Dobbiamo metterci belli dritti, con l'inspiro allungare il mento verso l'alto, fare questa spinta in avanti, molto dolce. E per la sesta vertebra, questo movimento diventa ancora più intenso fino a guardare il soffitto. Ovviamente spalle basse, petto aperto, ombelico leggermente indietro, perché non dovete mai fare questo, dovete sempre essere protesi verso l'alto. Per la settima vertebra invece andiamo a portare con un bel respiro il mento allo sterno, allungandoci bene, sempre con la schiena bella dritta. Ripetete questi esercizi 10-20 volte, poi procedete così. Iniziate a fare delle piccole rotazioni immaginando di creare con la vostra testa una spirale che diventa sempre più grande, fino a raggiungere la massima circonferenza che il vostro collo riesce a creare con la testa. Vi fermate giù e ritornate indietro, rimpicciolendo in direzione opposta. Sempre più piccolo. E vi fermate al centro, inspirate e espirando portate l'orecchio sinistro alla spalla sinistra. Mettete la mano, inspiro, espiro, lascio andare, mi abbandono completamente, il peso del braccio allunga senza sforzi il collo, l'altra mano si aggancia alla sedia e mi lascio cadere. Sento l'allungamento di tutta la lateralità. Tolgo la mano, inspiro, torno e ripetiamo dall'altra parte, inspiro e espiro, mi abbandono agganciandomi al sedile della seggiola. E poi tolgo la mano, inspiro, torno su. Adesso fate attenzione. Portate l'orecchio alla spalla e inspirate. Espiro, butto la testa giù, inspiro, orecchio all'altra spalla, espiro, butto la testa indietro, sempre con la schiena dritta e apro la bocca. Inspiro, torno alla spalla, espiro giù, inspiro, espiro, bocca aperta indietro, rilasso la mandibola, rilasso la gola per uscire. Dalla posizione ricordatevi sempre che dovete avere la testa verso il basso e poi la riportate dritta. Non fate mai questo, non è il massimo. Dopodiché allargate leggermente le gambe, inspirate e espirando scivolate giù, abbandonando completamente la testa. Sentite il collo che si allunga col peso della testa e guardate. A destra e a sinistra, questi movimenti. Sentirete veramente il collo leggerissimo. Fatelo fino a 20-30 secondi, non oltre, soprattutto se siete miopi o a rischio di stacco retina. Dopodiché con un bel respiro tornate su e adesso ci rilassiamo un pochino. Prendete un asciugamano, una copertina, la arrotolate fino a creare un salsicciotto.
che deve essere perfettamente alto quanto la nostra curva cervicale. Abbandoniamo la testa, abbandoniamo le braccia e ci rilassiamo. Possiamo stare in questa posizione dai 5 ai 10 minuti. Ovviamente, se lo stare sdraiati vi crea giramenti di testa, vi sconsiglio di fare questa forma di rilassamento. Quindi piuttosto evitatelo, mettete la testa comodamente sul cuscino. Io spero che questi esercizi vi siano molto d'aiuto e vi ringrazio e vi saluto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!